Provo a fargliela cattiva allora. Gli investimenti che vede nel mondo del calcio per arrivare poi a risultati anche abbastanza poco rilevanti, vedo per esempio qualcosa che ha fatto la Juventus negli ultimi anni, oppure il Chelsea e così via, che effetto le Ma non mi fanno nessun effetto perché nel mondo del calcio, come tutti, in tutte le cose che c'è un business, no? Come nell'industria, come nella politica, dove c'è tanto denaro c'è il diavolo e se c'è il diavolo vuol dire che le persone rubano, non guardano con la propria coscienza di fare un qualcosa per aiutare chi ha bisogno. Sta parlando pure delle Di recenti tutto, inchieste, sta io parlando? sto parlando di tutto, dove c'è il denaro c'è il diavolo, quindi le persone non gli interessa più di creare un qualcosa per chi ha bisogno, per quelli che sono bisognosi, per la collettività, ognuno pensa a se stesso, pensa al proprio orticello. Questo succede nel calcio, come succede in politica, come succede a livello dell'industria. Chi produce business produce il diavolo, perché non c'è più riconoscenza verso quei valori che sono i poveri e cosa hanno bisogno di fare. Tu pensa oggi uno che guadagna 1.500 euro, chi ha la fortuna di guadagnarli, guarda le bollette del gas e della luce e dimmi come fa a campare. Certo. A proposito